Benvenuto all'assessore Carbone, assessore di Castelsepro e Servizi Sociali e l'Educazione. Anche in questo caso parliamo dell'emergenza coronavirus e ci occupiamo in particolar modo di questo sportello attivato proprio dall'amministrazione comunale, uno sportello non canonico, ovvero in questa settimana abbiamo parlato di tanti sportelli psicologici, quindi assistenti psicologi e psichiatri che danno supporto alla popolazione. Qui si parla di qualcosa di più, quindi sono veramente tante le professioni che vengono messe in campo, vero? Sì, buongiorno Deborah. Come diceva, abbiamo ideato un progetto che vede la presenza di più figure professionali, per cui un progetto multidisciplinare, proprio per rispondere alle esigenze della popolazione che possono essere esigenze in questo momento su più livelli. Per questo abbiamo coinvolto la figura dello psicologo-psicoterapeuta, la figura dell'assistente sociale, la figura dell'educatore e la figura di un'ostetrica e un infermiere professionale. Abbiamo lasciato anche la figura del medico che, visti i tempi di emergenza, visto che i medici sono proprio chiamati insieme agli infermieri ancora di più in prima linea, contatteremo al bisogno. Il nostro sportello prevede proprio la possibilità di accedere a più figure. Spiego un pochino come funziona. Abbiamo ideato la possibilità che le persone possano entrare in contatto con noi inviandoci una mail all'indirizzo che abbiamo scritto nel progetto, oppure contattando il comune di Castelsepio e lasciando quelli che sono i riferimenti telefonici. Dopodiché la persona verrà contattata dalle due assistenti sociali che faranno una valutazione di quello che è la richiesta, una valutazione per capire qual è il tipo di bisogno che porta la persona a richiedere di accedere al nostro servizio. Prevediamo la possibilità di attivare dei colloqui telefonici o tramite Skype anche con più figure professionali, per cui se ci rendiamo conto che è un bisogno, ad esempio, più educativo, attiviamo l'educatore. In questo momento tanti sono anche i bambini che si trovano a casa con i genitori, per cui magari può esserci la possibilità di contattarci per capire come poter organizzare la giornata all'interno dell'abitazione, nel senso che molte persone hanno banalmente la possibilità di avere un giardino, altre no, per cui diventa magari più difficile organizzare un tempo per un bambino, oppure la possibilità anche di favorire dell'intervento dell'educatore per quelle persone che erano inserite all'interno di centri, mi viene in mente magari persone con disabilità che erano inserite all'interno di centri disabili, in questo momento chiusi come disposizioni date e quindi si trovano ad avere la persona a casa per tutto il giorno e questo può essere difficile, quindi può esserci in questo caso la possibilità di contattare l'educatore per capire come meglio rispondere a questa esigenza, ma magari anche fare un intervento a doppio livello, quindi educatore e psicologo, l'educatore sulla parte un pochino più pratica e concreta, invece magari lo psicologo sulla parte un po' più di ascolto e di supporto della famiglia. Riteniamo utile aver messo un filtro di valutazione da parte delle assistenti sociali proprio per capire bene qual è il bisogno della persona. Ci immaginiamo in questo momento di difficoltà magari anche delle mamme che o sono in attesa di un bimbo oppure hanno appena partorito e quindi magari possono avere la necessità di avere un supporto da parte di un'ostetrica. In questo caso potrebbe essere un supporto come informazione rispetto alla miglior gestione di quella che è l'organizzazione e di quello che è il periodo. Anche qui magari si può pensare a un supporto di doppio livello, quindi ostetrica e infermiera professionale, oppure un colloquio a tre prevedendo anche la figura dello psicologo. Abbiamo proprio la possibilità anche tramite Skype di creare colloqui su più livelli e quindi questo secondo noi è proprio il punto di forza di quello che è il nostro progetto. Il bello di poter lavorare insieme in rete con più figure professionali che possono anche integrarsi e quindi portare la parte di lavoro completa proprio per rispondere in modo completo alle domande che ci vengono portate. In questo momento
è stato attivato un intervento di tipo educativo, per cui è stato, la persona ha preso contatto con il servizio, gli assistenti sociali hanno svolto il ruolo di valutazione, quindi hanno preso contatti con la persona e hanno valutato che potesse essere l'intervento educativo la migliore risposta, per cui l'educatrice è entrata in contatto con la famiglia telefonicamente e sappiamo che hanno, tramite email, sono stati inviati dei materiali per poter concretizzare il nostro progetto, per cui cruciverba da poter svolgere, disegni da colorare e si sono dati un appuntamento per rivedere insieme quello che hanno fatto e quindi per farsi un pochino anche una chiacchierata rispetto alle schede che sono state date per il lavoro e di volta in volta si stabilirà che tipo di attività si può fare. Quindi un pochino questo è stato il primo intervento che abbiamo attivato a meno di una settimana da quella che è la presentazione dell'iniziativa. Lei parlava appunto di psicologi, ma anche di ostetriche e di infermieri, quindi sono veramente tante le figure professionali coinvolte all'incirca, quindi quante sono queste persone coinvolte e quindi quali sono tutte queste figure professionali che vengono messe a disposizione della cittadinanza? Allora, abbiamo un'infermiera professionale che lavora presso l'ospedale di Circolo di Varese, proprio nel reparto di pneumologia, quindi è molto a contatto con quella che è la realtà del coronavirus in questo momento. Abbiamo un'infermiera professionale, un'ostetrica che lavora presso l'ospedale di Busto Arsizio, quindi a contatto con le mamme che in questo momento stanno partorendo. Ci raccontava anche tutta la gestione poi di corsi di preparazione al parto che in questo momento vengono fatti tramite Skype, ma si sono rese disponibili anche loro per un supporto telefonico a queste mamme. Abbiamo due psicologhe e psicoterapeute che lavorano in servizi di tutela minori, come consulenze tecniche di ufficio per i tribunali zonali. E quindi hanno molto contatto con quella che è la famiglia, il minore, questo tipo di realtà. Abbiamo due assistenti sociali che lavorano nei servizi di tutela minori e nei servizi sociali comunali, per cui hanno bene in mente sia la parte più legata alla famiglia e ai minori, ma anche bene la parte legata invece a quelli che sono gli adulti e le difficoltà di riferimento. Ecco. Abbiamo poi un ricercatore, che biologo ricercatore, che ci aiuterà invece a fornire quella che è la parte dei dati di realtà, per cui tutte le sere farà una sorta di report di persone che sono attualmente contagiate, di persone che invece sono guarite, quindi ci fornirà una parte un pochino più oggettiva. Abbiamo un educatore professionale che lavora su più livelli, per cui sia con i bambini, sia con gli adulti, con le famiglie, con i disabili, quindi ha un'esperienza in più settori. Abbiamo la fortuna anche di aver coinvolto una volontaria della Croce Rossa Italiana, della sede di Arcisate, e quindi ci può portare quella che è la parte invece più legata ai soccorsi, quindi quando ci si reca ad assistere una persona sospetta di coronavirus e quindi viene poi trasportata in ospedale, quindi tutta questa parte. E appunto, come dicevo prima, riteniamo utile poter coinvolgere dei medici di base laddove la domanda che ci viene portata dalle persone è prettamente medica. Siamo una bella squadra, nel senso che davvero speriamo di poter rispondere a quelle che sono le esigenze delle persone proprio su più livelli. Abbiamo cercato di coinvolgere quelle che dal nostro punto di vista potevano essere le figure essenziali, però siamo ben disponibili di volta in volta a capire se ci sono altri bisogni e a reintegrare con nuove figure professionali. Ovviamente molte telefonate saranno strettamente legate all'emergenza, quindi magari alla paura, all'incapacità di capire quando questo brutto momento potrà passare, quindi si parla di psicologi ma anche ad esempio appunto del ricercatore che può dare dei dati certi proprio per tranquillizzare le persone, quindi insomma questo è un po' il primo obiettivo.
Sì, assolutamente, per questo che un po' il filtro e la valutazione viene fatta dalle assistenti sociali, nel senso che le assistenti sociali hanno un pochino anche il ruolo professionale, diciamo, di svolgere dei colloqui di valutazione ma anche di supporto, per cui laddove si vede che il bisogno è dettato solamente da una paura e da una preoccupazione legata davvero all'isolamento sociale, non solo all'isolamento nelle nostre mura domestiche, allora magari può servire davvero solo un colloquio di scambio, no, di pensieri e di opinioni, e può essere utile anche la parte legata al ricercatore, quindi un colloquio con un ricercatore che ci dà il dato oggettivo, il dato di realtà oggettivo, e questo è molto importante. Certo, per concludere, ovviamente questo servizio è stato avviato per il comune di Castelsepro, ma immagino che possano arrivare anche delle telefonate dai comuni limitrofi. Sì, noi siamo ben disponibili ad accogliere anche le richieste di altri comuni laddove ce ne fosse la necessità, nel senso che davvero l'obiettivo principale del nostro progetto è quello di supportare le persone in questo momento difficile, per cui assolutamente sì. Bene, vogliamo dare un numero di telefono o comunque riferimento mail in modo che le persone sappiano come contattarvi. Sì, allora il numero di telefono è il numero di telefono del comune di Castelsepro ed è 0331 820 501. La mail invece è supporto e ascolto covid19@gmail.com. Perfetto, io la ringrazio molto per questa chiacchierata e speriamo di aver dato dunque un'informazione utile ai nostri telespettatori, a chi abbia la necessità di contattarvi. Grazie mille. Grazie a lei.